Ma salve a tutti e ben ritrovati di nuovo su Thief 3 Deadly Shadows. Allora, dopo un po' di tempo siamo ritornati su questo gioco e credo che eravamo rimasti da Berta. Ma che dobbiamo fare più precisamente? L'obiettivo è incontrare i custodi nel cortile di Terses, nella piazza del mercato delle pietre. Quindi di qua. Mercato delle pietre, mercato delle pietre. Quindi devo passare di qua. Giusto? Però non ci fa passare, vero? Vietato il passaggio, zona in quarantena. E questo si sapeva. Oh, una guardia. Non mi hai visto, vero? I saw you, and there's only so many places someone can hide. Ma non rompere le palle. Nobody here. Must have been my own shadow I seen. Ecco appunto. Lì vedo una freccia o qualcosa di importante. Bottino. Ciao uomo barbuto. Ma se di là non posso passare, dove devo passare? Ma non mi ricordo. Forse dalla torre dell'orologio. Di qua? No, è perché sta chiuso. C'è questo cancello. Qua c'è della roba. Ma lo sapete che non mi ricordo proprio una cippa? Che dice qua? Forse da qua devo passare. Non si apre. Oh. Move aside, time is money. Fregato. Oh, posso passare dalla finestra. Che... perché ha preso il barile? Sì, vabbè, domani. E apriti. Is somebody around? Non è niente. C'è qualche malintenzionato, però tu non lo vedi. Ok. Possibile che qui non c'era nient'altro. Ah, ecco. No. No, ho sbagliato, cacchio. Cos'è qua? Armeria.
Ah, qua devo rubare, aspettate. Un pugnale prezioso. Hey, who's been fiddling with the door? Ecco fatto, scusate se non ho parlato, ma stavo concentrato. Ancora mi scopriva sto deficiente. E qui che sta il pugnale? No, a quanto pare no. Allora, come si faceva a scassinare? Così. Altro bottino. Frecce. Salviamo. E saliamo su. C'è qualcosa? No. Saliamo anche per di qua. Ma non c'è nessuno, mi sa. Ah no, c'è uno. Ma che sta a fa? Sta a fissare il muro. Ma sento dei passi. Verranno da fuori. Ma che è una donna? Che faccio? Non fa la mossa Garrett. Forse perché non si picchiano le donne. Ma sarà una donna? O un biondo? No, è un uomo. Watch it! Ecco, lo sapevo. Però se non si muove, forse posso rubare senza colpirlo. Devo stare attento però. Eccolo qua il pugnale. Il pugnale d'oro. Ma non c'è nient'altro. Salvataggio. Ma dove sono finito? Ah, sto sempre qui. Risalviamo e via. Dove potrei andare per passare quel cancello? Ma quello c'ha ancora il sacchetto di monete, non l'avevo derubato. I'll be home soon. Drinking.
Ma sono uguali. Uguali proprio. What the heck? I've been pickpocketed. Che scoperta. Ma la guardia non passa più. Ma non è che devo andare là. No! What the heck? I've been pickpocketed. E fin qui c'eravamo. Ma sta sto lampione che fa una luce assurda. Allora, di qua salviamo. Freccia del caos. No, perché? Let's just check for a minute. Ma che so, gemelli? Madonna, che branco di idioti. I'm gonna check that shadowy spot next. Ma come dovrei fare a passare il cancello? O devo fare prima la missione per la chiesa di Sant'Edgar? Nothing there. But I'm just gonna pat myself on the back for a job well done. Yep. I did some good searching just then. Ah, guarda questa, come sta tutta imbrilloccata. Come faccio a derubarla? La devo stendere per forza, ma non si fa. Io comunque... Finesse, planning, it's the only way. No. No. What's there to know? There's a bunch of hammerite gold in there. We go in fast, come out rich. You with me or what? È dagli ammeriti forse. Però prima... Qui, se non ricordo male, c'era un uomo pesce. Salve. Ma che dorme questo? E questo qui? Lo devo liberare, vero? Ammazza quanto sei brutto. Tu che fai? Ti giri? Ecco. Siccome mi crei fastidio... Stupid city watch, trying to confiscate my weapon. Like I can't get one again real easy even if they do. Anyhow, lady's gotta protect herself, right? What with all the stories you hear these days? Some old hag skinning her victims and leaving them for dead? I believe it, too. Sneaky Pevwan. You head sick? Different? Yes? Open cage! Open Gravid cage! Gravid won't return under to Kushak! Come si faceva a cambiare visuale? È proprio brutto.
Quindi apriamo. Ma sì. Certo, questo scatenerà un po' di panico in questa zona. Gravitas, thank you, sneaky human. Gravit, go now. Gravit, freak. I got that. Thomas. Bravo, Gravid. Let's just forget it. We've wasted enough time on this. Una nuova mappa. Fortezza Kurshok. If someone were here, we'd have found him by now. Quindi ho fatto bene a liberarlo. We both know there was someone here. But that someone knew we knew must have snuck off when we weren't looking. Sali. Che c'è qui? Niente. Niente. Ma forse devo ritornare indietro. Però prima poso il pugnale. Oppure stendo a questo e mi frego i suoi brillocchi. Ecco fatto. Tu non mi hai visto. Forse devo passare dal tetto. Ma non è il momento. Devo solo tornare indietro, mi sa. Salve. Tu sei venuta proprio nel posto sbagliato. Wouldn't like to see the light. No, io volevo i suoi oggettini. Ecco qua. Questa la lasciamo qui. Spegniamola. Così nessuno sa nulla. Sì, su questo gioco faccio un po' il cazzo che mi pare. Ma questi vorrei sapere che vogliono. Torniamo indietro. E mi sa che dovevo tornare indietro. No. Nel cortile di Terses. Cortile di Terses. Quindi tutta a destra. Evening, officer. Ma lì c'è qualcuno su quel balcone. Ma non è che è quello che ci ha dato la missione del pugnale d'oro? Tutto a destra. Dove c'è la torre dell'orologio? Ma
Un'altra volta sto ragno. Di qua? No. Di qua? No. Dove cacchio è? Cortili di Tarsis. Ah, di qua sarà. Vero? Sì. I don't like being followed. Cryptic notes, secret meetings. Haven't you keepers outgrown this stuff yet? It was not our intention to be cryptic. What was your intention? Don't I have friends on the Keeper Council anymore? More than you know. Garrett, may I speak? Sure. Talk. The Keeper Council has agreed to allow you access to the prophecies as they are read by our interpreter, Keeper Kataka. Well, that's Keeper talk for something bad has happened and now we want your help. Right? But there is something they require of you first. Go on. Two objects, one with the Hammerites, the other with the Pagans. They are unusual. We wish to study them further. We need you to acquire them for us. You mean steal them? Are you sure these are the only hoops your Keeper friends need me to jump through before I'm allowed to hear the prophecies? It's true that through this you will have proven that you are trustworthy. None of this is my choice. I'll get you the trinkets. You just make sure your Keeper buddies come through on their end of the bargain. I will. Garrett? Garrett? Garrett, questi sono gli oggetti che devi prendere. Il calice, reliquia degli Ammeriti, è conservato nella chiesa di Sant'Edgar, ecco, al mercato delle pietre. La zampa di Jacknow, proprietà dei pagani, hanno costruito dei tunnel segreti sotto il pozzo del quartiere meridionale. Crediamo che la zampa sia là da qualche parte. Incontriamoci nel cortile di Tarsis fra due notti, ho fiducia nelle tue capacità. E fai male. Custode Artemus. Non hai visto niente. There's nothing to see. Hope I don't need glasses or nothing. Salviamo, vediamo un po'. Ruba il calice dalla chiesa di Sant'Edgar ed è qui che andremo. Usa il pozzo nel quartiere meridionale, non so se ve lo ricordate, ma dubito, per accedere ai tunnel dei pagani e rubare la loro zampa. La mappa gliel'abbiamo fregata ai teppisti. E abbiamo preso anche la mappa dell'uomo pesce. Ora lavori per i custodi, non attaccarli e non farti sorprendere a fare qualcosa che possa indurli ad attaccarti. Non sia mai. Stiamo andando avanti, signori. Dopo 20 minuti. Di qua? Devo tornare al mercato delle pietre. Sì, però io vorrei spegnere sta torcia. E non ho più frecce d'acqua. Oh cacchio. Evening to you. Ok. Ok, che cosa? T'ha detto buonasera.
Sto andando bene, credo. We merchants are counting on you, officer. Questo è un altro da shippare, giusto? Sto pelato con la barba. No, non c'ha niente. Addio. Oh, vedete, adesso c'è il sigillo dei custodi, posso entrare nella chiesa di Sant'Edgar. Non so se devo potenziare il mio armamentario. Questa sta ancora qua. Di solito in altri giochi i corpi tramortiti dovrebbero sparire. Vabbè che questa non è morta. Thanks for coming in. Hey, Garrett. Hey, did you know... Oh, I'll just let you shop. Che prendo? Serrature in ferro? E che serviva? Someone told me your place is over in South Quarter, Garrett. Yeah, that's not too far from here. Maybe I can see it sometime, or... Oh, you're probably real busy and everything. Hai capito, Garrett, Latin lover. Ma la serratura in ferro serviva a farmi scassinare nuove serrature, boh. Io la compro. Good luck with your purchases, Garrett. You always make such great choices. It's just so inspiring. Did I tell you I was thinking of going back to robbery myself and... Oh, you gotta go, right? Yeah. Yeah, bye. Ammazza quanto costano le frecce del caos. Hi, Garrett. It's me, Marla. E abbiamo capito. It's just so great doing business with you, Garrett. Hey, I was thinking maybe you could say something about my store, a little like endorsement sort of. Might bring other thieves in and... Ma che mi hai preso per un influencer che devo raccomandare il tuo negozio? Always nice to see you, G. Oh, you don't mind me calling you G, do you? Poca confidenza con me. Oh, this is a fine take. You're some thief. Vabbè. Salutiamo anche Berta. E adesso... entriamo nella chiesa di Sant'Edgar, dopo non aver fatto una ceppa per mezz'ora. Salve. St. Edgar's Church. This is where the Hammerite fanatics keep the chalice, a so-called holy relic. It's what the keepers are asking me to steal, if I want to see their prophecies for myself. The chalice might not be worth much on the street, but every Hammer church has a nice pile of wealth stashed away. No reason not to fill my pockets while I'm here. This particular temple holds the crypt of some long-ago Hammerite hero, St. Edgar. Today was his holy day, so there's an all-night service. That might work in my favor if they're all sitting down praying instead of looking for sinners to smite. Chances are they'll have anything they think is holy locked up pretty tight. I'll have to make sure they don't do the same to me. I'm not interested in the Hammerite brand of justice. Che, ricordiamo, gli Ammiriti, se non lo sapeste, hanno dei grossi martelli e ci potrebbero colpire con quelli. Difficoltà normale, ovviamente. Fai irruzione nella chiesa di Sant'Edgar. Trova e ruba il calice del costruttore. Una volta completati tutti gli obiettivi, torna dove sei entrato, nel cortile principale. Sembra una bazzicola, sembra.
Oh, comunque già abbiamo visto due cutscene in questo episodio. Non male. Da dove posso entrare? Dalla porta principale. Tanto qui sto al buio, vero? No! Piglia. Potrei entrare da lì. O c'è una botola, un qualcosa. Builder, lead me against the dark, towards the light. Fire of the forge, water of the chalice, hammer of the god. Anche questo molto intelligente che non se ne accorge che sono spariti i preziosi. Ma non posso salire. Anzi no, forse di qua. Fai subito. Builder, lead me against the dark, towards the light. E dicono sempre le stesse cose. Ma c'è una chiave questo. I hath not heard that before. Huh? Who doth I hear there? Oh merda. Sono stato un po' troppo impulsivo. Whate'er it was, it shall not hide long. E chi te l'ha detto? It was a strange noise. Is past, and I'll worry no more. Ammazza, che è un gatto, Garrett. Non pensavo che riusciva a salire così facilmente. E ho fatto irruzione. Bottino. Il condannato si rivolse ai fratelli nel giorno della sua esecuzione con queste parole: «Sono innocente, non tagliatemi la testa!» Vabbè. La devo leggere sta cosa. Vabbè, se la volete leggere, mettete pausa al video. Posso aprire? No. Ma dove sono? Sono entrato di qua, giusto? Questa è l'entrata principale. Sarò nell'area di deposito. No. Comunque quella era la porta principale, penso. No, non volevo questa freccia. E cambiala. Ma devo aspettare che si stanca Garrett. Ma ti stanchi? Si dovrebbe stancare, ecco. Questo volevo fare.
Allora, vado di qua. C'è una merita con una torcia. E non va bene. Ho finito le frecce d'acqua e non va bene. No, è una candela. Questo lo devo accoppare. No! What in the... Devi essere più svelto, Garrett. What didst I see? Non hai visto niente. Imagination does run over much. Ecco. Ma perché non si spegne la candela? No! Vabbè, forse è meglio nascondere il corpo. Se questo è nascondere. E se lo nascondessi qui? No, no. Cos'è la chiesa? Cioè, siamo già nella chiesa. Codice delle ammonizioni. Un bottino speciale. From the evil of the trickster, from the malice qua stanno pregando. So shall the master builder keep and watch over us. So shall his forge scorch the unrighteous and burn away all that which is impure and of the earth. Dovrei scendere, mi sa. E da dove scendo? Di qua. By any brother late at his work, shalt I then tell him he needs must receive thy blessing and tarry no longer. Una nuova nota. Se l'alto sacerdote sente la campana della chiesa, abbandonerà la sua stanza e si recherà in chiesa per impartire la benedizione. E a che mi serve? Tanto se incontro l'alto sacerdote lo tolgo di mezzo, faccio prima. Che c'è qui, su questo patibolo? E così il figlio andò dal padre e gli disse: padre, non ho da mangiare e tanto piacere. Che c'è qua? Un'offerta. Ma questa dove sbuca? Ma devo scendere da qui? Mi sa proprio di sì. Surely it was no mouse to make such noise. Listen, listen.
avanti che non avete sentito nulla. Oh, non cadere, Garrett. These noises are passing strange, passing strange. I am sorry, brother. It seems I didst alarm thee for naught. Mine ears verily do hear something. Forse odono qualcosa. Mm. Mine ears doth mistake me then. Builder keep thee. Salviamo. Ma chi è quello, l'alto sacerdote con lo scettro? E stanno sempre tutti raffreddati. Che dice qua? Tutti i fratelli devono ricevere la benedizione dell'alto sacerdote Greidus prima del mattino. Quando vuoi la benedizione, chiama Greidus suonando la campana nella cappella. Fino a che il tuo corpo non verrà purificato, non rivolgerti a Greidus con la tua lingua, ma usa invece quella di ferro della campana, forgiata e purificata nelle fiamme, e lascia che essa parli per te. Lì vedo un pozzo. È una freccia d'acqua che mi serve assolutissimamente. Devo suonare la campana. Dai che devo chiudere l'episodio. Ma lì c'è qualcuno che mi vedrà sicuramente. What? 'Tis something there to see, I am sure. Hey! Who dost sneak about? Who hast made that noise? Non c'è nessuno. No, 'tis time to look in those shadows over yonder. E dai, sali, Garrett. Ecco fatto. Let's see what Greedus has been up to. Oh oh. Hmm. Do mine eyes see either? Who dares disturb my meditations? Nessuno, nessuno. Hey! I have seen 'tis the builder who sees me. Ma vai a cagare, Greedus. Devo riprovarci. Qua che c'è? Un calice. Dovrei spegnere questa. No, ho sbagliato. Ma mi sbaglio sempre. See what Greedus has been up to. 'Tis vanity, I know, but I can't help but think. Huh? What? Non è niente, non è niente. Jump at naught. Continua a parlare. Blessing upon thee.
Non parlo. Allora dobbiamo accelerare le cose, perché io devo chiudere. Oh, finalmente. Salviamo e diamo un'occhiata. Mastro Fucinatore Greidus. Due volte questa settimana ho spiato il fratello Reginald passare accanto alla statua di Sant'Edgar, senza fermarsi per una preghiera di ringraziamento. L'ho mandato a fare un doppio turno alla fabbrica, in modo che possa espiare le sue colpe lavorando per il costruttore. Confido che tu approvi ciò. Ho anche un problema di dottrina da sottoporti. Ti ricordi della piccola effigie di Sant'Edgar che ci è stata donata da Lady Warwick? Volevo sapere se anche questo manufatto richiede di recitare una preghiera. Il valore dell'oggetto può in qualche modo compensare le sue dimensioni ridotte? In attesa di una tua risposta, lo terrò al sicuro accanto al mio letto nel dormitorio. Roland. Lì c'è qualcosa. Non qui, però scassiniamo. Che c'è? E piglia? Un piglia Garrett. Ma che cos'è? Alto sacerdote Greidus, ti sei impegnato al massimo in questi 20 anni per diffondere la tua saggezza nel mondo. Non c'è stato alcun iniziato che abbia abbandonato Sant'Edgar senza il marchio del tuo modo particolare di insegnare, identificabile nelle frustate sulle loro schiene. In segno di riconoscenza per tutto ciò che hai fatto, accetta questo dono, una frusta ricoperta di gioielli. Hai capito? Portalo sempre con te, perché ti servirà spesso. E invece no. Fratelli Imbrel Partis Mendus Raphael. No, voglio la frusta. Presa. Prendi quest'altra candela. No. No. Ma vedi che cosa mi tocca fare per prendere una cacchio di candela. Oh, e non la prende. Oh sì. Che c'è qui? Un passaggio segreto? No. No, non volevo il suo corpo. Ma lo metto a dormire. Simbolo sacro. Alto sacerdote Greidus, lode al costruttore. Tu e il fratello Roland avete messo al sicuro il calice nella fabbrica. Io ho distrutto l'ingranaggio marchiato, come mi era stato detto. È possibile crearne un altro con la stampatrice, ma non servirebbe a nulla senza il tuo simbolo sacro per aprire la gabbia. Devono essere usati entrambi per attivare il meccanismo, dunque finché il simbolo rimane nelle tue stanze, la nostra reliquia non correrà alcun pericolo. Fratello Thorgrim. Obiettivo completato. C'è un altro calice qui. Bene, bene, bene. Nella fabbrica procurati un ingranaggio non marchiato, quindi marchialo utilizzando la stampatrice. Collega l'ingranaggio marchiato e il simbolo sacro al meccanismo che protegge il calice. Beh. Diciamo che sono abbastanza soddisfatto. Nonostante che all'inizio non ho fatto quasi nulla di questo episodio, però sono riuscito a incontrare i custodi e a infiltrarmi per prima cosa nella chiesa di Sant'Edgar per rubare il calice del costruttore. Ma ci riusciremo? E soprattutto, perché Garrett vuole accedere alle profezie dei custodi? Mi sa tanto che lo scopriremo andando avanti. Per forza. Comunque, se vi è piaciuto anche questo video, seguite il pop-up,
lasciate commenti, che noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!